salve, prima ho girato un video dove ho tirato su una tanica di 3 litri d'acqua. Adesso sparerò su due bottiglie, una davanti all'altra, di 2 litri, come la prova che eseguì con la 528 e con le PVC. Sparerò sempre una PVC per RAM calibro 43, a 3 metri di distanza. La potenza è di 20 joule, vedete l'effetto. Se lo confrontate con l'effetto del video, quando sparo la 528 e con una biglia della 528 in PVC da 1,18 grammi, questo è da 1 grammo, vedete che l'effetto è inferiore. E è stata svuotata tutta quanta ed è stata sventrata la bottiglia. Vedete? Quindi è stata proprio la palla ritenuta dentro. Quindi un buon effetto. Sulla tanica di 3 litri invece l'effetto è inferiore, però se si vede si nota uno spostamento della base, perché come ho scritto e spiegato è quasi un cubo quella tanica di 3 litri d'acqua, invece questo è quasi una, diciamo, un cilindro, e quindi poggia su una piccola base e qua c'ha una certa altezza che la rende instabile. E comunque è stata svegliata, oltre aver spinto l'altra dietro, e chiaramente non è stata colpita perché si è scaricata tutto qui e là sta proprio la performance di questa palla leggera, di scaricare tutta l'energia in superficie e, come ho detto prima, non creare lesioni profonde viscerali, tipo rottura di milza oppure rottura di anche una costa e altri visceri.